Buongiorno a tutti, oggi vi faccio vedere come fare l'angolo con lo sbieco. Nella prima foto avete visto come risulta quando lo fate normalmente, adesso invece vi faccio vedere un esempio con il filo a contrasto così vedete bene i passaggi. Prendete lo sbieco che avrete già stirato prima in modo che sia chiuso e vedete che ci sono le diverse pieghe. Lo aprite completamente e lo fissate al bordo del lavoro che state facendo. Quando arrivate quasi all'angolo, vi fermate e prendete una matita per tessuti o un gesso e disegnate una piccola diagonale sull'angolo. Qui è dove dovrete cucire. Passiamo ora alla macchina da cucire. Dovete cucire sulla linea che in automatico si crea con lo sbieco. Lo vedete bene perché qui vi ho usato un filo nero così potete vedere nel dettaglio. Fate un punto di chiusura e cucite fino a dove c'è praticamente la diagonale disegnata. Ecco, arrivati a questo punto vi fermate prima della diagonale, puntate l'ago, girate il lavoro e cucite la diagonale e fate anche qui un punto di chiusura. Togliete il lavoro semplicemente e tagliate il filo in eccesso. A questo punto vedete bene come è stata cucita la diagonale. Ora la parte un po' più complessa. Piegate in direzione della diagonale che avete disegnato. Lo vedete bene perché è dove c'è la cucitura. Praticamente è un angolo a 45 gradi. Piegate e riposizionate lo sbieco come avete fatto prima. Puntate con delle mollette o degli spilli come siete comode. Continuiamo come abbiamo fatto prima esattamente. Quindi puntiamo e cuciamo. Come vedrete qui è molto semplice, non dovete fare altro che cucire sulla linea, ripartendo dall'inizio, fermando sempre il punto e andando avanti. Togliete il filo in eccesso e adesso faccio vedere come dovete girare il lavoro proprio nell'angolo. Iniziate da dove avete iniziato a cucire, puntate con le mollette. Ora arrivate all'angolo e lo girate molto delicatamente in modo da creare questa piega. State attenti anche sul retro perché poi andrete a cucire e deve passare sotto la macchina da cucire, quindi fate come nell'immagine. Passato l'angolo procedete sempre come avete fatto all'inizio, quindi sempre con delle mollette con degli spilli, fissate tutto e andiamo sulla macchina da cucire. Prima di andare però sulla macchina da cucire verifichiamo dietro, se vedete che si vede la cucitura lo sistemate con le mani e mettete magari più mollette mirate in modo che poi quando cucirete non si veda più niente. Cercate di cucire più vicino al bordo possibile in modo che non si veda la cucitura dietro. Quando state arrivando vicino all'angolo fate molto piano perché comunque c'è un doppio strato e vi fermate poi esattamente nell'angolo con l'ago, girate il lavoro e ricominciate a cucire. Ed ecco che il vostro bellissimo angolo di sbieco è stato fatto, lo vedete adesso sia davanti che dietro. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale e mettete anche un bel like. Buona giornata!